Čeferin sta con i tedeschi, intollerabile no ai tifosi dell'Eintracht Napoli. Ennesimo atto. L'UEFA non ha mandato giù la decisione delle autorità italiane di vietare la trasferta a Napoli dei tifosi tedeschi. E Alexander Čeferin, numero uno della Federcalcio continentale, va all'attacco: è una situazione intollerabile, una decisione sbagliata. Il massimo dirigente ha minacciato di sanzionare i club e le loro città che rifiutano di accogliere i supporters delle squadre avversarie. Dobbiamo dire che se succede una cosa del genere la partita non si giocherà lì. È semplice, dobbiamo cambiare le regole. E ancora, è inaccettabile che le autorità italiane decidano semplicemente per il divieto ai tifosi. L'UEFA si è unita all'azione legale intentata dall'Eintracht Francoforte. In occasione dell'andata in Germania, vinta da Napoli 2-0, la polizia aveva denunciato alcuni incidenti il giorno prima e il giorno dell'incontro, con diversi arresti. L'Eintracht e i suoi tifosi sono sotto stretta sorveglianza da parte dell'UEFA dopo che il campo è stato invaso e sono stati utilizzati fuochi d'artificio nel loro Waldstadion per festeggiare la qualificazione alla finale di Europa League contro il West Ham lo scorso maggio. A settembre, durante la trasferta di Champions League contro il Marsiglia, scoppiarono incidenti anche tra i tifosi dei due club, con fumogeni lanciati tra le tribune e un tifoso tedesco gravemente ferito.